Come state? Questo cos'è? Penso sia marmo.
Mi sa un po' di freddo, ed è difficile anche da pulire, non so perché ho questa sensazione. Doppio forno, ok, carini, carini, beh, ci credo che costi 9.000 euro al mese, cioè, non so chi ce li abbia, ma ok. Qui un divano, messo qui così, questo che cos'è? Un climatizzatore, probabilmente, non lo so, sono povero e non ho un climatizzatore di questo tipo in casa, quindi potrebbe, come potrebbe no. Non lo so, messo così mi sembra comunque un pochino ristretto, no? Un po' sacrificato. Cerchiamo di trovare dei lati negativi in questa casa da 9.000 euro, così da dire, beh, non ho 9.000 euro, ma anche se li avessi non li investirei qui. Ecco, così mi sento un pochino meno povero. Insomma, chi cacchio ha ragazzi 9.000 euro al mese? Ditemelo, chi li guadagna? Perché in quel caso ho tempo a cambiare lavoro, voglio dire. Qui, guardate, questa è una lampada fatta, che cos'è? Un'oca, fatta ad oca, sembra fatta col, può essere col cartone, tipo origami 3D, non so se il termine è corretto, ma la stanza comunque mi sembra anche qui piccolina, cioè, sia chiaro, non che io adesso abbia una camera che sia, che ne so, 600 metri quadri, ma per 9.000 euro al mese forse sì, vorrei una camera più grande, no? Cioè, tipo una camera con, dove posso, che ne so, mettermi a pattinare sul ghiaccio in inverno, se ritengo. No, ecco, queste sono le mie aspettative. Ah, anche questa piccolina. Hanno dei begli armadi, però. Sì. Qui c'è un altro bagno, qui c'è un altro bagno. Pavimento in legno nel bagno, però magari no, ragazzi, perché, cioè, voi uscite dalla doccia, cioè, immaginate, sicuramente non scivolate. Credo. Però insomma mi dà l'idea che insomma il legno no, no, in bagno no, non mi sembra neanche igienico onestamente. Comunque questa è la mappetta. Beh dai, è carino. Un bagno, la lavanderia, il ripostiglio, zona giorno living. Sì, pensate a pulirlo. Vabbè che su 9.000 euro da mettere in affitto ogni mese sicuramente ho anche dei soldi per pagare la governante. Che problema c'è? Che problema c'è? Che stupido, che stupido. Mi dimentico sempre di essere ricco. Ecco. Questa invece da 6.500 euro al mese. Ok, i soffitti non mi piacciono. No, 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 no. Anche qui, insomma, sto cercando dei lati negativi. Questa piazza Solferino, quindi anche qui pieno centro. No, i soffitti, cioè, per carità, belli, di pregio e quello che volete, ma mi darebbe un po' l'idea di vivere in chiesa. A voi no, cioè, voglio dire. Ci manca, non lo so, qualcuno che finisce di fare l'affresco e siamo a posto. Il pavimento è carino, il pavimento è carino, ma avrei il terrore di rigarlo, avrei il terrore di rigarlo, quindi sì, meglio un pavimento un pochino più economico, magari si può contrattare con il proprietario, no? Così anziché 6.500 magari mi fa solo 6.300, no? Perché quei 2.000 fanno la differenza assolutamente. Vediamo un po', vediamo. Ecco, questo è il soffitto. Cioè, è un po', come si dice, un po' impegnativo, no? Un po' impegnativo. Anche perché sarà un soffitto storico, presumibilmente. Quindi anche l'illuminazione, vedete che non ha nessuna illuminazione dall'alto. No, non me la sentirei, non me la sentirei, onestamente. C'era un camino, ma l'hanno tolto. Sarebbe carino, che ne so, in inverno vi mettete due pezzi di legno, simpatico. Non so dove potresti comprare la legna a Torino in inverno, ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Come prima, se ho 6.500 euro al mese da mettere in affitto, probabilmente ho anche dei soldi per far arrivare tronchi di legno dalla Norvegia. O magari chiedo a Sverigia, me ne faccio mandare qualcuno dalla Svezia, magari lei ha qualche contatto. Simona, hai dei contatti per dei tronchi da mettere nel camino che arrivano dalla Svezia? Pago cash, pago cash. Non con i miei perché non ne ho, ve lo dico, ok. Ah, questo ancora altri dettagli sul soffitto, cioè bellino, bellino. No, ora, spero di non offendere nessuno, ok? Però, guardate questa parte qui in basso, ok? E guardate l'uccellino. A voi cosa fa venire in mente? Vi lascio 10 secondi per pensarci. Ok,
A me dà l'idea come se guardando verso l'alto ci fosse questo bordo sul quale crescono delle piante, dell'erba e vedo un uccellino. Ora non so se magari questa sera mentre registro il video sono io in un mood un pochino più catastrofico che nel normale, ma mi fa venire in mente di essere sottoterra. E quando dico sottoterra non intendo in un seminterrato o in una cantina, intendo sottoterra, ok? E no, direi che assolutamente no, assolutamente no. Questa casa, anche fosse al mio budget, a questo punto no, assolutamente no. Questo è il bagno, carino, carino, mi piace. La camera, ok. Beh, mi piace anche molto questo parquet nel corridoio. Il vialetto. Ragazzi, per me è tardi, ho finito la live del mercoledì scorso da circa mezz'oretta e mi sono messo a registrare, quindi potete immaginare come sto. Stanco, stanco, ma ci tenevo a registrare questo video. Il bagno, ok. Ecco, questa mi sembra abbastanza ampia già come stanza, no? Con questo armadio. Dai, mi piace, mi piace. Questo non so se è lo stesso bagno di prima, forse no, forse no. Qui c'è un soppalco probabilmente. Sì, forse qualcuno ha visto. Ma quanti piani ha sta casa? Perché non credo che abbiano messo. O forse. Forse c'è un soppalco in camera da letto, non è il soppalco che ho visto prima. Oppure 25.000 piani, non lo so. Ho capito, credo dove. Questo dovrebbe essere un edificio che hanno rifatto e che ha avuto tipo grande pregio a livello internazionale, credo. Si chiama qualcosa tipo. Roba del genere, credo potrebbe essere questo, però no, mi verrebbe un po' l'ansia. Però aspettate, perché c'è tipo la spa, c'è la spa, la casa con la spa. Immaginate che figo avere la spa in casa, potrei andare a realizzare lì dei video, cioè anziché a dover mettere il green screen e far finta di essere in una spa, potrei andare nella mia spa personale, mettere tutti fuori, tipo scusate, devo registrare, potrei andare a registrare tipo alle 3 di notte. Potrebbe essere un investimento, un investimento un po' costoso, però ci sta, ci sta. Poi qui abbiamo un appartamento, fatemi vedere. Per me e no, anche perché, no, questo, no, scusatemi, scusatemi, 1.100.000 euro al mese? Credo che no. Genere. Secondo voi riesco a trovare una casa di questo tipo
intorno alle 400 euro al mese, perché quello è il mio budget, più o meno 4-4,50. La vedo dura. Allora, beh, questa è molto bella, mi piace molto il pavimento. Cioè, questa è una bella casa moderna. Ora, chiaramente costa tanto perché sarà enorme, però è bella. Quella che cucina. Questi sono dei vetri. Pareti in vetro, divisorie. Sono talmente sveglio che riuscirei a, tipo, sfracellarmici contro ogni giorno, tipo, ah, buongiorno Luca, boom, vetro in faccia. Sì, capiterebbe. Però questa devo dire che mi piace molto, anche come arredata. Mi piace l'armadio così, l'armadio aperto. Una volta avevo pensato di farlo, avevo anche guardato da Ikea, c'erano dei mobili per farlo, mi sembra si chiamasse tipo Pallax, qualcosa del genere. Un'altra cosa, non mi ricordo, Pax, comunque sì, insomma, costava tantissimo. Ho detto ok, niente armadio aperto, niente armadio aperto, però è molto carino ed elegante. Non ho mai capito questa cosa di tenere invece i quadri non appesi, boh, non lo so. Questo deve essere l'ingresso, con tutto vetro, visto dall'alto, carino col giardino, chissà se il giardino è privato, cioè nel senso se è di uno dei degli appartamenti o sei di tutti, ecco. Carina anche da fuori, molto. C'è la piscina. Questa mi piace, questa mi piace. Se avessi 6.000, anziché 6.000, 8.000 euro tutti i mesi da sganciare fuori, probabilmente li darei volentieri. Anche questa in piazza Solferino. Beh. Fortunato chi ci abita. Poi, vediamo questa. Questa non so perché, ma già non mi ispira granché. Quanto costa? Aspettate che non ho guardato. 6.500. Mi sembra già meno moderna dell'altra. O più che altro forse ho visto questi dettagli e mi fanno presagire anche qui un soffitto. Ma questa è quella di prima, ragazzi. M'è stata menti. Questa è quella di prima. Ma sì che è quella di prima. Sì, vedete che c'è anche l'erbetta. L'erbetta della dell'oltretomba. Raga, mi stanno a pigliare in giro. Ok. Questa la togliamo perché l'abbiamo già vista. 12.000 euro un intero edificio? Magari no, magari anche no. Ok, quelle da 5.000 sono finite. Sono finite, attenzione. Filtriamo e andiamo a metterne, che ne so, magari un pochino più basso potrebbe starci. Mettiamo dai 4.000. Dai, siamo generosi. 4.000, vediamo cosa troviamo. Ecco, dai, guardate sta villetta che sembra. Cioè, sicuramente l'architettura finissima, Però particolare. Non mi fa neanche impazzire con queste finestre un po' piccoline. Sapete che no, non mi piace granché. No, ma che sta roba? No, scusatemi. Ma questa scala, cioè, già sembra progettata da un ubriaco quando sono sobrio. Figuratevi se dovessi essere ubriaco. Cioè, non riesce a salire. No, ma è tremendo. No, dai, cioè, non voglio offendere nessuno, sia ben chiaro. Sono commenti un pochino pungenti. Però no, dai. Qui apro il verde della camera. Però no. Non mi piacciono queste finestre simili oblò quadrati. Il bagno grigio è carino. E qui è fatto tipo tutto cementato. O hanno messo il bimbo a dormire nel garage. Avevano finito i soldi, ragazzi. È così. Metti tutto in una ringhiera di design e poi non sai dove mettere a dormire tuo figlio. E questo che cos'è? Una sorta di gazebo all'aperto? Non mi piace. Sapete cosa ci insegna questa storia? Che le case belle non necessariamente sono quelle che costano di più. Ok, vediamo quest'altra del rosso, potrebbe già essere carina. Allora, questa sono 4.008 al mese. Noccioline, chi non li ha. Allora, qui ha tipo una sorta di rientranza per una specie di cabina armadio. Carina, con un bagno in camera, apparentemente. Questa dovrebbe essere la zona giorno. Carina, grigia, mi piace. Queste sedie però mi sanno di un po' scomodo. No, dovrebbero essere le sedie IKEA. Diciamo che per 4.800 euro al mese mi aspetto una sedia comoda per quando devo mangiare.
però carina e spaziosa. Questa è la cucina carina. Avrei il terrore di sporcarla. Questa è la camera da letto. Ok, questo sembra essere l'ingresso, penso. Penso, non lo so. E questa è quella di prima che abbiamo già visto. Ok, un'altra foto della camera. Ok, qui è l'altro lato della camera. Che cos'è questo robo? Cioè, tipo, se sei troppo stanco e non puoi metterti a letto, mettiti sul preletto. In camera mia una roba del genere non avrei neanche idea di dove poterlo mettere, perché ho il preletto, o io. Sempre che non credo che si chiami preletto, cioè, naturalmente, però ok. Beh, ma questo è un bell'edificio, cacchio. Beh, bello. Forse questo è l'edificio di cui vi parlavo prima, il qualcosa qualcosa 37, forse sono tutti assieme. Sì, perché c'è la spa, è lo stesso di prima, è lo stesso di prima, però è molto più bello dell'altro, secondo me sì, e costa meno, è più abbordabile. Ottimo, questo fatemi vedere l'anteprima. Ok, questo già mi ispira, questo mi ispira, questa è la vista d'angolo, ok. Questo dovrebbe essere tipo come si chiama? La tromba delle scale, no? Carina. Io prima pensavo fosse addirittura all'interno della casa. Bello. Dai, mi piacciono queste strisce verticali. Magari se clicco anche sulla foto per aprirla. Dai, è carina. È carina. Questa credo sia questa qui giù. Una stufa pellet. Potrebbe, forse. Una stufa pellet in una casa da quanti mila euro? 4.600? Potrebbe prendere fuoco. Però vedete, ecco, qui hanno già delle sedie più comode di quelle rispetto a prima, secondo me. Un bel divano. Tutte queste righe, cioè, le avrei fatte magari solo su una parete o due, non proprio su tutte e quattro. Un po' pesante, un po' pesantino. Avrei dovuto fare l'interior designer. Forse ci sarei riuscito, forse ci sarei riuscito. Però è carina. Questo è il bagno, mobiletto di design, corridoio verso l'infinito e oltre, ok, camera da letto, anche se vedete anche qui la camera da letto non è ampia, io non lo so, vorrei una camera da letto dove sì, ci sta il letto ma poi c'è molto spazio, tipo forse sono abituato bene in camera mia che insomma ho il letto e poi ho tanto spazio anche per la scrivania, qui una scrivania non potrei metterla. È vero che qui avrei uno studio e quindi non mi servirebbe avere la scrivania in camera. Carina la cucina, ma mi dà un po' l'ansia questa parete dietro. Che cos'è un armadio? Se è un armadio, come fai a ricordarti? Cioè, è tutto uguale. Cioè, devi andare a prendere la pasta? Qui no. Qui no. Qui no. Qui no. E poi magari nell'altro armadio. Ok. Sì, la cucina è un po' piccolina. È un po' piccolina. Per i miei gusti, ecco. Questa dovrebbe essere un'altra camera da letto. Ma sapete una cosa? Oh, questa è la lavanderia. Perché c'è un tagliere. E nella lavanderia ho un tagliere. È un tagliere? È un tagliere. Forse no. Non lo so. Però c'è la lavatrice e l'asciugatrice. Vorrei l'asciugatrice. Vorrei l'asciugatrice. Il cancello. Carino. Carino. Cosa sono queste ruote di bici? Di biciclette che sono state inglobate nel cancello, poveri ciclisti, poveri ciclisti. E questo landrone. Vi dicevo, pensavo onestamente che potessero essere più belle le case a queste cifre. Cioè, non che non lo siano, ok? Ma forse stupidamente pensavo che per 4.000 euro erotti in su ci cioè fossero case molto più, tra virgolette, esclusive, no? Dire wow, ma che casa stupenda. Poi, chiaro, ognuno ha la sua idea di casa stupenda. E invece mi sembrano case abbastanza normali, solo molto ampie, quindi molto costose. Magari il prossimo video di questo tipo lo facciamo su Milano e credo che Milano potrebbe farmi più felice. Ci tengo naturalmente a precisare che nessuno si debba sentire offeso con questo video, insomma è un giudizio molto molto personale in base ai miei gusti, con un po' di ironia, un po' di sarcasmo e con un po' di acidità, visto che non posso permettermi certe cifre. Ma insomma, nulla di personale per i proprietari di queste case. Io spero di avervi rilassato e intrattenuto. Se vi è piaciuto questo
questo video mettete un pollicione verso l'alto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video.